Grazie Presidente, si tratta di un ordine del giorno che è il frutto di un lavoro che ha portato avanti la Commissione Mobilità e che ho avuto anche modo di seguire direttamente, perché si tratta della realizzazione di una piattaforma MaaS di proprietà e gestione pubblica per l'accesso tramite un unico portale di molteplici servizi di mobilità collettiva, anche prevedendo il coinvolgimento di ATAC, di Roma Servizi per la Mobilità e, ove necessario, anche del Dipartimento Trasformazione Digitale. Si tratta di una progettualità che la Commissione Mobilità ha portato avanti attraverso alcune una seduta di commissione, dove sono state illustrate un po' quelli che potevano essere gli indirizzi da affrontare e analizzare anche con tutte quelle che sono le società partecipati di Roma Capitale, i possibili benefici anche d'accesso e di interoperabilità con i sistemi Roma Capitale. Quindi si tratta di un'operazione che stiamo portando avanti anche con con la Commissione, quindi sicuramente un importante intervento per la digitalizzazione di un servizio, in questo caso appunto sulla mobilità. Grazie.